Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine, siamo qua sempre in Fiera Cavalli, questa volta siamo in compagnia della squadra che parteciperà alla Coppa delle Regioni Under 21 per la squadra del Lazio. Grazie mille di essere con noi. Siamo insieme a questa giovanissima squadra, insieme al loro chef d'équipe, il signor Antonio De Cesaris, grazie. Buonasera. E insieme anche al presidente del Comitato Regione Lazio, il signor Carlo Nepi, grazie mille. Allora, io inizierei dando la parola al tecnico, al selezionatore. Cosa ne pensa di questa squadra? Cosa ci possiamo aspettare? Allora, la squadra è molto promettente, i ragazzi sono molto bravi, hanno fatto un percorso di avvicinamento a Verona facendo degli ottimi risultati. È la prima volta che saltano, che partecipano a una squadra e che saltano qui a Verona. Sono tutti molto bravi e competitivi ed hanno degli ottimi istruttori. Molto bene. Posso passare la parola al signor Nepi? Quali sono le sue aspettative? Le aspettative sono quelle di vincere, chiaramente. Il Lazio è una regione, adesso non vorrei caricarli troppo, il Lazio è una regione molto importante, ci teniamo a far bella figura a Verona, ma adesso al di là delle battute l'obiettivo principale è quello di veder montare bene questi ragazzi, perché questa deve essere una base importante della loro vita, un passaggio molto importante della loro vita equestre, di risultati, ma anche di montare bene, soprattutto montare bene. Bene, grazie mille. Allora io procederei andando a conoscere questa squadra. Cominciamo da te, come ti chiami? Lorenzo Privitera. Prego, facciamo un bel giro. Francesco Preziosi. Filippo Cinelli. Tommaso Arricca. Giulian Bernini. Bene, tieni pure tu il microfono, così cominciamo. Raccontami com'è stata la tua stagione 2023. Beh, abbiamo fatto delle gare molto, molto buone, con risultati molto buoni, avevamo una cavalla molto veloce, abbiamo iniziato a fare le gare 40-45, ho preso il secondo grado qualche mese fa e mi sento molto pronto per la gara di domani e mi sa che possiamo tutti vincere la gara. Benissimo. Invece tu, è la tua prima esperienza in Coppa delle Regioni? No, io ho già saltato in realtà due Coppe Regioni, okay, per la Toscana. Quindi hai fatto un cambio di tesseramento sportivo? Sì. Ok. E niente, ormai sono in Lazio da diversi anni e niente, cercherò di fare del mio meglio. Ed è cambiato qualcosa per te in questi mesi che hai fatto questo cambio di tesseramento? La tua percezione all'interno della squadra, cosa è cambiato per te? Niente, vabbè, sono 4 anni ormai che sono in Lazio e insomma ho fatto nuove amicizie, nuove conoscenze e ormai il Lazio si può dire che è la mia regione. Ok, bene, bene, bene. Raccontami tu invece, quali sono le tue aspettative per questa Fiera Cavalli? Le aspettative per questa Fiera Cavalli, per la Coppa delle Regioni, naturalmente sono la vittoria. Noi ovviamente, siamo molto bene, l'importante è essere ottimisti. Per far bene e per riportare il Lazio dove merita. Assolutamente. E niente, quindi ecco, siamo molto carichi. Bene. Speriamo che vada tutto bene. Benissimo. Siamo in forma e niente, dita incrociate. Bene. Vediamo cosa succederà. Bene, in bocca al lupo allora. Con questo Crepi, grazie mille. Molto bene. Anche tu sei ottimista come i tuoi compagni? Sì, io sono molto ottimista, anche perché comunque so di aver fatto un buon percorso. Comunque spero di andare bene anche qui. So le possibilità comunque del mio cavallo e spero che vada bene. Certo, è importante comunque alla fine è montare bene, come ha detto il presidente, però se si vince è meglio. Assolutamente, assolutamente. Benissimo, invece raccontami tu come sei arrivato fino qua a questa Fiera Cavalli, il 2023 è lungo, come ci sei arrivato? Nel 2023 sicuro mi sono divertito, ho affrontato diverse gare qui in Italia, all'estero per i pony, anche con i cavalli. Certo, no, sono ottimista, sono sicuro che tutti faremo del nostro meglio. Bene, 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 molto bene. Vedo una squadra molto ottimista, molto carica. Complimenti, continuate così, questo è lo spirito giusto per entrare in campo. Un grandissimo in bocca al lupo e complimenti. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie.